completa un po' il quadro. Come voi sapete, noi facciamo dalle 30 alle 50 missioni a fiere estere, dipende dai periodi storici, su mercati molto consolidati e recentemente anche mercati nuovi, penso all'Africa. Come funziona? Noi facciamo questa iniziativa che normalmente ricade su circa 1000 imprese della Brianza. Stiamo aumentando la platea con un progetto che si chiama, che è una forma di internazionalizzazione porta a porta. Cioè stiamo mandando dei consulenti gratuitamente dentro le imprese per vedere se hanno dei prodotti. Vogliamo raggiungere almeno le 1500 imprese. A queste imprese che vengono insieme, che quindi cominciano a far rete, e che facciamo ormai da quando siamo arrivati, quindi da quando c'è questa giunta, abbiamo aiutato quasi 6000 imprese. Abbiamo aiutato in che senso? Che se vengono sui nostri mercati, sulle nostre fiere, noi diamo un contributo che varia dai 3 ai 5000 euro, che non copre totalmente il costo. Vi dico che per un piccolo stand in media ci vogliono almeno 10-15.000 euro per tra plateatico, assistenza, attività. Quindi per togliere anche questo elemento di difficoltà, grazie alla sensibilità del Banco Desio, noi possiamo offrire all'impresa il fatto che abbia un prestito molto agevolato per chiudere completamente il pacchetto. Perché oltre all'impegno che voi sapete della Camera di Commercio Pubblico, che non può superare il 50% dell'investimento, rimaneva fuori il resto. Quindi alla fine uno può avere, vi dico, 5.000, dalle 3 alle 5.000 a fondo perduto, più un prestito fino a 10.000 euro, e quindi chiudere in questo momento di difficoltà una presenza sull'estero, che sia su una missione, che sia su un'attività sostanzialmente legata alle fiere, ma sia anche quelle iniziative che noi facciamo molto innovative, tipo la presenza in loco con segretarie, con una segreteria, come dire, partecipata. Una delle cose nuove che stanno andando molto bene, voi sapete che come Camera di Commercio di Monza e Promos abbiamo quasi 15 sedi estere fisse, alcune di queste anche presso le Camere di Commercio italiane all'estero. Ricordiamo che abbiamo questo evento con 400 imprenditori, camere di commercio, quindi imprenditori stranieri che verranno in Brianza, e sarà a novembre, poi ve lo racconteremo meglio. Comunque, su questa logica di presenza all'estero, una piccola impresa della Brianza può averci per 6 mesi una segretaria dedicata, quindi cominciare a conoscere il mercato con un aiuto della Camera di Commercio e un eventuale aiuto da parte della banca. Quindi la logica sostanzialmente era quella che talvolta sentivamo dire: sì, ma dopo voi mi date 3.000 euro, ma poi mi costa altri 7-8.000 euro per andare, in questo periodo è difficile, stiamo parlando di piccole dimensioni, però se immaginate che di media un'impresa della Brianza ha quasi 10 mercati, noi, come avete visto dal comunicato, abbiamo un tasso di apertura internazionale, cioè un'impresa che va all'estero, il doppio della media italiana. Quindi questa logica diventa un elemento che oggi sappiamo di grande importanza, ormai quasi il 40-50% delle imprese manifatturiere della Brianza va all'estero, vi dicevo, di media sono 10 mercati, e quindi vuol dire fare 10 fiere, e quindi vanno sostenuti anche in queste operazioni. Chiudo dicendo che è un impegno che va soprattutto sulla PMI, sulla piccola e media impresa, la impresa brand, l'impresa grande, noi la sosteniamo in un altro modo, con l'operazione del sistema, ma questo aiuta soprattutto quelle imprese manifatturiere, diciamo l'ultimo miglio della filiera, quelle che magari hanno un solo prodotto, hanno poco prodotto, che hanno fatto una vita di subfornitura, di immaginare un futuro, di provare a immaginare un futuro sui mercati lontani, e che, come tutti sanno chi fa impresa, l'estero non è facile. Andare all'estero non è facile, perché ci vuole un prodotto, ci vuole il know-how, bisogna conoscere le lingue, bisogna averci i rapporti, quindi una piccola impresa che ha uno o due prodotti più o meno competitivi ha grandi difficoltà. Questo è però un'operazione per ridare fiducia.